Capita anche a te di provare un profondo senso di solitudine, di disconnessione, nonostante tramite i social siamo sempre più connessi. Questo video tratta di una delle riflessioni che mi si fa più spesso nella mia pagina Facebook, Teosofia dell'altro il dualismo, che è il bisogno di comunità. La voglia di ritornare a essere comunità e di trovarsi in un proprio clan con persone simili o quantomeno con qualcosa da condividere. Sono Laura Ghianda e tramite questo canale tratto di spiritualità radicata, di teosofia e di una nuova forma mentis, beyond dualism, oltre il dualismo oppositivo, che insegna a guardare il mondo, la realtà e noi stessi attraverso delle lenti differenti. Se anche tu vuoi muovere i primi passi nella spiritualità del futuro o nella mentalità del futuro, iscriviti al canale e attiva le notifiche, così resterai sempre aggiornato, aggiornato sui video che caricherò. Oltre a portarti qualche riflessione, alla fine di questo video vorrei proprio lasciarti degli spunti pratici per aiutarti a capire come anche tu potresti avere un impatto già da oggi e fare la tua parte. Tutte noi possiamo fare una piccola parte per riportare questa dimensione di comunità. Partiamo dal principio, dalla cosa più importante. Il fare comunità, l'essere connessi in un senso umano e non soltanto social, è un bisogno fondamentale evolutivo dell'essere umano. Siamo esseri sociali e lo vedremo dopo che questo ha uno scopo molto forte e lo ha avuto nella nostra possibilità di evolverci da una cellula a quello che siamo adesso. Però questa cosa particolare è nel vedere come siamo sempre più social, ma con sempre più difficoltà a essere veramente degli animali sociali. Ecco che nell'affrontare l'argomento ti propongo un tre tipi di riflessione, parzialmente connesse l'una all'altra. Come siamo finiti così? Com'è che adesso facciamo tutta questa fatica? Com'è che sembra che abbiamo smarrito questa capacità di rispondere a questo bisogno primario? Una prima caratteristica la individuo nel mindset, direi individualista, direi però anche frutto esasperato della cultura, direi dell'economia di oggi, del neoliberalismo. Il mindset sull'individuo, tarato sull'individuo. Questo significa che è come se nel tempo, essendo che anche la capacità d'acquisto ce l'ha l'individuo, siamo arrivati a guardarci come se fossimo delle isole. Questa cosa ha un nome, si chiama solipsismo e ha proprio come conseguenza il fatto che ogni persona è portatrice di un mondo a sé, ma a tal punto da risultare incomunicabile con gli altri. Se quindi ciascuno è un'isola, manca una dimensione chiave dello far comunità, una cosa fondamentale, la dimensione di significato. La comunità è tale perché c'è un significato condiviso. Cambio colore, forse si vede meglio. Quello che sta succedendo oggi è che ogni persona è un mondo. Ogni persona ha un'opinione, senza però che ci sia una formazione sull'arte del formarsi un'opinione. Ogni persona ha una percezione del mondo e un'esperienza. Avere un'esperienza è una bella cosa, il problema è l'universalizzazione dell'esperienza, ovvero il credere che siccome io provo delle determinate sensazioni, emozioni, quindi ho un'esperienza del mondo, questa possa essere l'unica possibile, ecco il solipsismo. Ecco che questo è l'esatto opposto del fare comunità, un ostacolo anziché una strada che lo favorisce. E in tutto questo, proprio per il tipo di cultura economica che si evolve a una velocità, direi, della luce, il fattore tempo ci gioca a sfavore. Manca proprio
proprio il tempo, il darsi, il volersi dare il tempo di approfondire i concetti, approfondire i significati ed approfondire le relazioni, perché il bisogno va soddisfatto qui e ora e nel minor tempo possibile, altrimenti non si vende. Parzialmente connesso con tutto questo, perché ne fa parte, c'è un secondo punto, che è quella della cultura in cui siamo immersi e immersi. Noto, e non posso fare a meno di notarlo perché ho una professionalità connessa all'educazione, alla pedagogia, che nella nostra cultura si dà pochissimo peso, mica solo a questo bisogno di far comunità, ma a tutti i bisogni evolutivi umani, il cui soddisfacimento in realtà, in modo sano, in modo condiviso, diventa proprio la condizione sine qua non per una crescita armonica ed equilibrata dell'essere umano singolo e della comunità. E questo si veicola sia attraverso l'educazione, che non viene curata, non si assistono i genitori nell'arte di educare, per cui vigono modelli vecchi, tipo l'autoritarismo di una volta e di sistemi veramente discutibili a proposito del soddisfacimento del bisogno evolutivi, oppure la reazione a questo che è il lassismo più totale, quindi la rinuncia dell'adulto ad assumere il ruolo dell'adulto. I bambini cresciuti in questo stato non possono che diventare degli adulti con delle carenze. E tra tutta la lista che posso fare, proprio osservando i social, ne porterei alla luce due. Le emozioni represse che sfogano sui social. I social stanno diventando un posto dove non è sicuro esprimersi e fare comunità, paradossalmente, visto il motivo per cui erano nati. È come se fossimo delle persone affamate che hanno sempre fame. La fame è proprio quella di esprimere l'emozione che non sono riuscita o a riconoscere o comunque ad educare, e quindi ogni pretesto per farlo uscire è quello buono, e sono per lo più rabbia, aggressività, e sono tutte cose che ci portiamo proprio grazie alla mancanza di cura della nostra cultura sui nostri bisogni fondamentali. E quindi l'incapacità di comunicazione, che in parte è dovuto a ciò che ho appena detto, quindi a questa sfera emozionale non educata, ma anche perché non viene insegnata l'arte di comunicare tra persone. Ti prego, se mi sbaglio, dimmelo nei commenti. Portami delle realtà diffuse in modo organico e sistemico dove si insegna tutto ciò. Il terzo punto su cui voglio riflettere insieme a te oggi è il senso del fare comunità. Il senso del fare comunità lo intendo oltre il bisogno personale. Intendo proprio rispondere alla domanda: perché siamo animali sociali? Perché l'essere umano ha questo bisogno di radunarsi e creare cultura nella sua stessa natura? Ecco la spinta evolutiva che menzionavo all'inizio di questo video. Cito Ariane Eisler in questo: non siamo degli esseri con particolari unghie affilate che sono in grado di correre particolarmente veloce, con dei denti particolarmente aguzzi o con una forza particolarmente sviluppata. Il nostro modo di sopravvivere, e quindi lo strumento di cui l'intelligenza evolutiva ci ha dotato per evolvere e non soccombere ai pericoli esterni, è proprio il fare comunità. Lo smarrimento del senso del far comunità è quello che oggi porta a una totale mancanza di comprensione, per esempio, del senso delle regole. Sono vissute proprio come conseguenza di quell'educazione autoritaria di cui parlavo al punto 2, quasi come un'imposizione a cui obbedire, quindi tu devi disobbedire per principio. Però è proprio perché abbiamo smarrito il senso che non riusciamo nemmeno più a fare qualcosa di fondamentale, che è anche
la condivisione delle regole che servono a dare una direzione al nostro agire come gruppo umano. Ho fatto altre volte l'esempio delle regole del codice stradale, del perché decidiamo di tenere la destra o la sinistra a seconda dei paesi, perché decidiamo di tenere o meno una certa velocità, perché decidiamo le regole di precedenza in un incrocio. Se qualsiasi persona facesse un po' di testa sua o facesse l'opposto perché per principio bisogna essere liberi e obbedire, nessuna persona, ma proprio nessuna, riuscirebbe a raggiungere il punto B dal punto A senza rimanere incastrato in un garbuglio di auto fuori controllo. Il dare la direzione. Questo non significa nemmeno attenzione al dualismo oppositivo, l'estremo opposto, che nulla di ciò che è regola sia indiscutibile. Dobbiamo essere sempre disposti a metterci in discussione e anche a cambiare le regole che sono sbagliate, che creano oppressione o comunque che creano infelicità nelle persone senza motivo. Ma la perdita del senso dell'essere comunità porta a qualcos'altro. In questo discorso delle regole ci stanno anche quello delle buone pratiche per fare comunità. E sono ad esempio i modi che ci diamo per organizzarci e per prendere le decisioni. Adesso da noi, per esempio, culturalmente vige il sistema della maggioranza, che però crea tantissimi conflitti e pochissime persone, ad esempio, conoscono il metodo del consenso, che è quello utilizzato dalle società native a cui io spesso mi riferisco, per prendere le loro decisioni e che è il sistema che più riesce a mettere d'accordo le persone, a creare meno conflitti e meno resistenze, anche se potrebbe su qualche argomento richiedere un tempo un po' maggiore. E quindi, come ti ho promesso, se tu dovessi oggi pensare a come contribuire per il creare comunità, iniziamo proprio da qui. Ci sono molte proposte che propongono una comunità come se fosse bella e fatta, soprattutto nella spiritualità femminile. Questo è un guaio, perché vendere un'illusione di un qualcosa, di un prodotto finito, quando in realtà abbiamo tutte queste problematiche su cui lavorare, porterà solamente altre delusioni. E mi piacerebbe che me lo facessi sapere nei commenti se anche tu sei una di queste persone a cui è successo questa cosa. Cioè l'aspettativa di trovare già una comunità pronta e poi invece esserti trovata, come è naturale che sia, probabilmente in un disastro. Ci serve moltissimo lavoro. Andando per i punti che abbiamo sopra esposto, possiamo agire su uno o più di loro. Ad esempio, per quel che riguarda il mindset sull'individuo e quindi sulla mancanza di condivisione di significato, possiamo farci attive e attivi ricognitori di questa mancanza nei nostri ambienti e in quello che vogliamo creare, ad esempio. Quante cose diamo per scontato? Pratiche, idee, eccetera, e quante invece sono state realmente condivise, che non significa, attenzione, dover essere d'accordo su tutto. Questo è un altro livello di ragionamento. In una comunità non c'è assolutamente il bisogno di essere d'accordo su tutto, anzi, questa è proprio una delle cose che le fa fallire, questi idealismi che soprattutto in qualche cerchio femminile si può trovare, dove c'è l'aspettativa di avere tutta la stessa mentalità, come se fosse in un femminile indifferenziato, che non è sano. Non è questo, ma è la condivisione dei mondi, la condivisione di saperi, la condivisione di visione della cosa. Che soltanto quando è stato condiviso è anche possibile scegliere quali di questi valori possono o meno definire il gruppo o comunque l'obiettivo che si dà al gruppo, perché c'è un modo di far comunità più esteso che riguarda un po' la vita di tutti i giorni, oppure ci può essere anche un modo di far comunità che è finalizzato semplicemente al raggiungimento di uno o più scopi. E quindi, in base al tipo di comunità che vuoi costruire, che tipo di condivisione c'è stata e se c'è stata, potresti essere colei o colui che propone questa attività. Condividiamo quello che è per noi il mondo, condividiamo che cosa intendiamo quando diciamo questo concetto, questa parola, quell'immagine, eccetera.
Questa dimensione di senso, in modo un po' più allargato, è anche uno dei compiti che io mi do attraverso la teosofia, che è proprio un quale tipo di corpus di significati e di visioni del mondo ne può derivare dall'immagine mitica di una madre cosmica. Per quel che riguarda il secondo punto, la cultura che manca di rispetto ai bisogni umani, qui ha una vastissima possibilità di intervento da parte tua, a cominciare dall'informarti quali sono i bisogni evolutivi umani, che è un qualcosa di cui io mi occupo, per esempio, tramite proprio la spiritualità radicata, a dare un significato sacro a questi bisogni umani e all'esperienza umana per poterla recuperare e per poterci lavorare in modo sano, non distorto, non in modo da provocarci ferite una dietro l'altra, che poi ci rendono delle bestie incazzate ed aggressive. Oppure tristi, depressi, infelici, comunque nella difficoltà di trovare il nostro posto nel mondo e il nostro modo di relazionarci agli altri e agli altri. Potresti agire proprio sul versante educativo, potresti agire anche proprio nel portare alla conoscenza delle altre persone attorno a te di quali questi bisogni siano e chiedere a tutti quanti di provare a lavorare insieme a un soddisfacimento sano e condiviso di questi bisogni. Per quel che riguarda il terzo punto, quello della perdita del senso di essere comunità e quindi anche di tutte le buone pratiche di costruzione di comunità a partire proprio da una consapevolezza condivisa di questo senso, io non posso che citarti una delle mie maestre e attiviste preferite, che è Star Oak. Star Oak ha scritto un manuale che ti mostro qui in foto, purtroppo non tradotto in italiano, e che tratta assolutamente nel dettaglio, attraverso un metodo suo correlato al suo tipo di tradizione spirituale anche, ma che funziona a prescindere, su quale attenzione porre nella costruzione di gruppi collaborativi, ad esempio. E questo riconnette a una serie di possibilità. Potresti, per esempio, informarti ed imparare che cos'è il metodo di consenso. Potresti informarti ed imparare quali tecniche di comunicazione ci possono essere che facilitano la relazione tra persone e la risoluzione di conflitti anziché esasperarli. Potresti occuparti di pratiche di benessere che in un certo senso si connettono anche ai bisogni evolutivi personali, ovvero cosa possiamo proporre al nostro gruppo affinché i membri si sentano bene all'interno del gruppo. E attenzione, io sono una fan del Beyond Dualism, oltre ogni dualismo. L'individuo non deve essere percepito come opposizione alla dimensione del gruppo, né individualismo né comunitarismo, ovvero né sacrificio dell'individualità e né sacrificio della dimensione del gruppo. Bisogna trovare un equilibrio proprio integrando queste due sfere. E anche di questo mi occupo tramite teosofia e spiritualità radicata. Fammi sapere nei commenti se qualcuno di questi inviti all'azione ti ha ispirato più di qualcun altro, e in descrizione ti metto anche il link per iscriverti alla mia mailing list, dove condividerò dei pensieri, delle riflessioni più approfondite che non lascio in pasto ai social, e poi anche aggiornerò su tutte le novità che mi riguardano in anteprima. Se questo video ti è piaciuto, ti propongo di lasciarmi un like, mentre io ti lascio con tutto il mio cuore un grande abbraccio. Ciao da Laura Ghianda.